Buongiorno e benvenuti a tutti al Medium Finanziario a cura di salvoimprota.it. Oggi è venerdì 26 febbraio 2010. Gli interventi di Bernanke e Geithner al congresso USA non hanno tolto i dubbi agli operatori, anche se a rimetterci maggiormente sono state le borse europee. Il calo della fiducia dei consumatori USA, scivolata a 46 punti a febbraio, accentua infatti il rosso delle borse. È il comparto bancario a far registrare ribassi più cospicui, con una media intorno al meno 3, e anche i risultati di Commerzbank, inferiori alle attese, hanno contribuito. La notizia della settimana è la richiesta di arresto per Silvio Scaglia e altri manager di Fastweb per riciclaggio. Si parla di 2 miliardi di euro e una frode sull'IVA di circa 400 milioni. Che dire? Se penso che molte aziende sono in grosse difficoltà per i ritardi nell'incasso dei crediti IVA, c'è da chiedersi come si possa aver atteso tanto prima di intervenire. L'inchiesta, infatti, è riguardante gli anni 2005-2006, era nota anche a Swisscom nel 2007 ai tempi dell'OPA. L'azione dell'operatore telecomunicazioni è precipitata, il titolo è vicino ai minimi del marzo 2009, anche e soprattutto per le difficoltà del settore. Tuttavia, in area 13-13,50 si può tentare un acquisto speculativo, con obiettivo di vendita in area 14,50-15 in pochi giorni e stop sotto 12,50. Non crediamo alle voci di commissariamento della società. Tempi duri per gli evasori. Anche la Svizzera cerca di darsi una regolata, affermando che non accetterà depositi di fiscalità opaca. È la fine del mondo così come lo conoscevamo fino adesso. Manca solo che Berlusconi faccia un voto di castità e siamo al completo. Sulla borsa italiana qualche titolo minore. Sogefi chiude in rosso e non distribuirà il dividendo. Il produttore di componenti per l'industria automotive ha archiviato il passato esercizio con una perdita netta di 7,6 milioni di euro rispetto all'utile di 28 dell'anno precedente. Un rosso che va ben oltre le attese. Vendere. Sopaf risente della vicenda Burani e della crisi del settore. Evitare, anche se da questi livelli ci può stare un rimbalzo. Per quanto riguarda le previsioni per la settimana a venire, siamo di fronte a un tempo nuvoloso, con tendenza al peggioramento, soprattutto in Europa, almeno fino a che l'indice S&P 500 non avrà la forza di superare i 1120-1130 punti e poi anche i 1150. Crediamo di assistere a una distribuzione con gli istituzionali che sostengono i future americani per meglio vendere in Europa. I supporti sembrano essere stati violati dai ribassisti che muovono attacchi di assaggio. La strategia migliore è vendere sui rimbalzi o, se proprio si vuole comprare, tenere una bella put a portata di mano. L'aria è carica di elettricità, il vento soffia e le nuvole sono minacciose. Il temporale potrebbe scatenarsi con la fulminea rottura di 1080 e poi 1040 da parte di S&P 500. Portatevi l'ombrello. Su Forex, interessante rimbalzo dell'euro contro dollaro, che però se non supera 1,3620 e poi 1,3838 è buono per vendere. Pericoloso movimento dello yen che mette sotto scacca sia il dollaro che euro, conferma del pericolo ribassista sulle borse. Tentare un acquisto speculativo su 120 euro yen e 89 dollaro yen, con rischio profitto una figura. Anche la sterlina, nonostante un PIL superiore alle attese quadrimestre su quadrimestre, perde contro euro a 0,89. Tentare una vendita speculativa con target a 0,88 e stop sopra 0,8950 di euro sterlina.